Amici Teleischia, ben ritrovati con la prima edizione del nostro telegiornale. Partiamo subito dai fatti di cronaca. Infatti si intensificano i controlli agli sbarchi nei porti turistici dell'Isola Verde. I carabinieri della Liguota Radiomobile schedano prese di auto le banchine, passando al setaccio le persone in arrivo dal capoluogo campano. L'attività ha consentito di individuare tre passeggeri di una riscafo, un ventenne di San Vitaliano, già noto alle forze dell'ordine. Addosso due panetti di hashish del peso complessivo di 200 grammi. Sull'etichetta l'immagine di un gorilla con una corona dorata e un sigaro. In manette, Edoardo Polverino, arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. E ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. I carabinieri della stazione di Procida hanno notificato al titolare di un bar in via Libertà un provvedimento di sospensione della licenza sulla base delle segnalazioni dell'arma locale. Secondo quanto rilevato dai militari, l'attività avrebbe più volte violato l'ordinanza del sindaco che regola la diffusione di musica ad alto volume. Al suo interno, inoltre, sono stati identificati in più occasioni pregiudicati potenzialmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il locale è stato chiuso per 5 giorni. Nuovi interventi finanziati con ulteriori 3 milioni di euro per la realizzazione di 9 opere di messa in sicurezza del territorio di Casamicciola e Laccameno dopo la frana del 26 novembre del 2022. Per i dettagli, vediamo il servizio. 9 nuovi interventi finanziati con ulteriori 3 milioni di euro ed un ruolo rafforzato del comune di Casamicciola, nominato soggetto attuatore per gran parte di questi interventi. Sono queste le principali novità contenute nella versione rimodulata del piano di protezione civile per la messa in sicurezza del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico sull'isola di Ischia, che viene ampliato portando il numero totale degli interventi da 187 a 194 per un investimento complessivo di quasi 82 milioni di euro. E quanto disposto con l'ordinanza numero 19 che il commissario delegato per l'emergenza post-frana Legnini ha firmato a seguito di una ricognizione effettuata insieme con i comuni dell'isola e dell'approvazione da parte del capo dipartimento della protezione civile il 27 marzo scorso. Con questa rimodulazione, il piano degli interventi di somma ed estrema urgenza per l'isola di Ischia si irrobustisce ulteriormente sulla base di una individuazione più avanzata degli interventi e di una stima economica più accurata riguardo la realizzazione di alcuni lavori. Dei 9 nuovi interventi inseriti nel piano, ben 8 saranno realizzati nel territorio di Casamicciola, mentre uno avrà luogo nel comune di Laccameno. L'amministrazione di Casamicciola assume il ruolo di soggetto attuatore di 7 delle nuove opere e subentra ad altri enti anche per altri 5 interventi già finanziati e contenuti nel piano per un totale di 12 interventi. In particolare nel territorio di Casamicciola saranno realizzati interventi di ripristino e rifunzionalizzazione idraulica delle reti fognarie su via Castanito, Principessa Margherita e Corso Garibaldi, i lavori per la sistemazione e la rifunzionalizzazione delle strade Principessa Margherita, Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele, la sistemazione del muro in via Montecito, nonché i primi interventi di messa in sicurezza della scalinata delle rampe Paradisiello di collegamento all'area scolastica e all'area residenziale. Passeranno sotto la responsabilità dell'amministrazione di Casamicciola anche gli interventi già finanziati e previsti nel piano, come quelli riguardanti le opere di ricostruzione dei muri e la sistemazione delle scarpate lungo via Nizzola, la realizzazione di una barriera paramassi in via Mortito e le opere di consolidamento del versante a monte e a valle, la seconda traversa Santa Barbara. Inoltre il comune di Casamicciola, che era stato già nominato soggetto attuatore per l'intervento di messa in sicurezza del versante prospiciente alla strada statale ex 270 alla Casa Cantoniera, ora diventa soggetto attuatore anche per altri 2 lotti relativi alla stessa strada, il primo che ricade sul territorio di Casamicciola e il secondo nel comune di Laccameno, unificati tra di loro per ragioni di continuità degli interventi. Tra le nuove opere si evidenzia poi l'intervento che si realizzerà nel comune di Laccameno, finalizzato alla riattivazione del derivatore reflui sul terminale dell'Alveo Larita, che avrà come soggetto attuatore Levi S.P.A. In considerazione dell'elevato numero degli interventi, il commissario Legnini ha disposto con l'ordinanza varata di potenziare le capacità attuative dei comuni, stabilendo che gli stessi possono avvalersi di professionalità qualificate per il supporto e l'assistenza tecnica, anche di tipo specialistico, per l'attuazione degli interventi, facendo gravare il costo sul quadro economico delle medesime singole amministrazioni. È stata pubblicata la prima carta dei complessi idrogeologici dell'isola di Ischia, realizzata attraverso uno studio multidisciplinare recentemente pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Journal of Maps.
La carta è frutto della collaborazione di un team multidisciplinare di ricercatori dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Il servizio. La conoscenza del territorio, delle risorse, della distribuzione nello spazio di tutte queste risorse, i complessi idrogeologici, l'attività idrotermale, la caratterizzazione delle falde, è uno strumento fondamentale per poter utilizzare al meglio le risorse, per conoscerle, ma anche per poterle tutelare. E questo è avere una carta dei complessi idrogeologici con un database associato di tutte quelle che sono le sorgenti, i punti termali, le caratteristiche anche idrogeochimiche di questi complessi, è molto importante, ovviamente, perché rappresenta un punto di partenza per un buon utilizzo delle risorse, ma anche per noi che facciamo monitoraggio, un punto di partenza per migliorare sempre di più il monitoraggio sia delle risorse ma anche dell'area vulcanica ischitana, basato su dati geologici, basati su dati geochimici, su dati idrologici, che ha beneficiato anche di banche dati, però non sistematizzate, preesistenti, e di un grosso lavoro anche di rilievo sul campo. Naturalmente noi lavoriamo sempre per migliorare sempre di più i nostri sistemi di monitoraggio, e a questo punto credo che proprio di grande diritto entrerà anche la parte così importante per quest'isola, che è anche la parte idrogeologica. I numeri della Pasqua di Ischia. Secondo i dati diffusi dal Circo Mare, quest'anno sull'isola sono arrivati 33.834 passeggeri, dato in aumento dell'11% rispetto alla Pasqua dello scorso anno. Tra la Pasqua del 2021 e quella del 2022 il calo è stato di oltre 7.000 arrivi. Quest'anno più o meno ci assestiamo sul dato del 2022 dopo la flessione dello scorso anno del 2023. Ma il dato più importante è stato quello relativo alla Pasqua 2019, l'ultima prima del Covid. Rispetto agli arrivi di quell'anno, 48.000, nel 2024 c'è stato un calo del 29,6%. Rispetto ai dati di quest'anno, ottimista si dimostra il giovane albergatore isolano Enrico Florenzo, che auspica anche numeri di presenze interessanti ad Ischia nella prossima estate. Vediamo il servizio. Abbiamo avuto una discreta Pasqua, e abbiamo avuto dei buoni numeri a livello di occupazione. Si lavora per l'appunto 3 notti, 2 notti, insomma questo è il... ci possiamo aspettare una buona estate, io posso permettere di dire che ce lo aspettiamo tutti. Sarà Andrea Desiano il protagonista della nuova puntata di Linea di Confine, personaggi e storie su Tele Ischia, curata da Anna La Monaca, in onda oggi alle 19. Originario di Piedimonte, dopo aver trascorso l'infanzia e l'adolescenza sulla nostra isola, ha cominciato a compiere viaggi, incontrare persone, visitare luoghi e scenari. Una vita intensa, ricca di successi, che però viene segnata dall'arrivo di un cancro. La trasmissione andrà in onda alle 19, però noi intanto ci vediamo un piccolo stralcio. La storia che vi racconteremo oggi è quella di Andrea Desiano. È una persona dai tanti interessi, dallo sport alla filosofia, e non parliamo di una filosofia passione, ma in realtà è proprio un lavoro, uno studio approfondito, ma soprattutto stupisce per il suo modo di guardare la vita. Una vita vissuta sempre a 100 all'ora, ai massimi livelli, hai trovato il tuo posto nel mondo. Accade un qualcosa, ti ha portato a trasformare quell'ombra in una sorta anche di luce per gli altri. Mi scopro ammalato, ho il cancro. È molto, molto semplice. Come accade? Allora, diciamo che ero andato a Milano per una convention, per lavoro, e ero in metro. Io sono sempre stato davvero un atleta, e fare 4 gradini non dovrebbe essere un problema. Io ne ho fatti, non neanche 4, penso 3 siano stati più o meno, e mi sono letteralmente piegato in 2. Non riuscivo più a respirare, e lì ho compreso
di avere un problema serio. Diciamo che mi sentivo sconfitto. Questo anello qua c'è uno scudo inciso sopra, che è uno scudo troiano, e ritorniamo a lei, a Ettore. Lottare sempre per difendere. Io non mi sentivo più le forze per farlo e quindi mi sembrava inutile. Me lo sono tolto perché e pensavo... poi però lo hai rindossato, no? Sì, perché non è finita. E non è finita finché non finisce. Cioè... E quindi che cosa stai facendo in questo momento? Non ho mai smesso di lavorare, continuo a fare il mio lavoro, cerco di rendermi utile anche alla comunità, faccio advocacy, partecipo a conferenze che organizzano le associazioni di malati di cancro, cerco di portare la mia esperienza, non racconto favole perché, ripeto, la mia malattia allo stato attuale non è curabile. Il tempo, io odio quando mi si chiede tempo, mamma mia, è una cosa proprio che non riesco a sopportarmi, ma penso mi faccia veramente arrabbiare tantissimo. Quando sento che si rimandano le cose, quando sento delle lamentazioni perenni sul non avere tempo e vedo costantemente persone impegnate 24 ore nella loro vita, scientemente quasi, a essere completamente infelici. Elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Azione, il partito di Carlo Calenda ha ufficializzato la candidatura di Giosi Ferrandino alle prossime europee nella circoscrizione Italia Meridionale, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. Giosi Ferrandino, europarlamentare uscente, è stato eletto sindaco di Casamicciola Terme nel maggio 2023. Problemi con la Campania? Io non ho problemi con nessuno, lo ha detto il ministro per gli affari europei e le politiche di coesione Raffaele Fitto, parlando con i giornalisti stamani a Napoli al convegno Agenda sul 2030, dove l'Europa incontra i Mediterranei. Non si sono parlati, ma alla fine arriva il saluto tra il ministro Fitto e il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Al termine dell'intervento, il ministro si è avvicinato alla prima fila dove era seduto De Luca e i due si sono stretti la mano. Ascoltiamo allora le dichiarazioni del ministro. Ha ricordato nel suo intervento che con 17 regioni è stato siglato l'accordo di coesione, ci dice se possiamo dire quali sono i tempi per la Campania? Ma i tempi sono quelli che vedono 17 regioni con l'accordo sottoscritto, stiamo lavorando con tutte le regioni, diciamo, c'è un'interlocuzione di carattere tecnico che a me non piace enfatizzare perché non sono abituato a far sì che discorsi e approcci di carattere istituzionale diventano scontri di carattere politico, non è nel mio DNA, nel mio approccio, quindi per quanto riguarda la Sardegna, che è una regione che ha votato, adesso abbiamo inizieremo nei prossimi giorni un lavoro in tal senso, stiamo lavorando con la Puglia, con la Sicilia e con la Campania. Chiaramente la complessità di queste regioni deriva anche dal fatto, soprattutto le tre grandi regioni, dalla mole di risorse, perché definire un accordo di coesione per un importo nettamente inferiore è un conto, definirlo per diversi e diversi miliardi di euro è un altro, quindi bisogna essere attenti nelle valutazioni e in un confronto che, così come abbiamo fatto con le altre 17 regioni, mi sembra che proceda fino a quando l'obiettivo è quello di costruirlo in modo serio e rispettoso dei ruoli istituzionali. Per quanto ci riguarda non ci sono difficoltà di alcun genere. Il ricorso al TAR della Regione Campania come l'ha giudicato? Ha bloccato un po' l'interlocuzione con la Regione per l'accordo? Io non sono abituato a commentare le sentenze, mi sembra chiaro che la lettura della sentenza indichi in modo molto chiaro che le ragioni del governo sono più che tutelate all'interno di quella sentenza, spesso magari si semplifica la comunicazione anziché invece leggere le sentenze, invito tutti a leggere le sentenze per capire che non c'è nulla che blocca in alcun modo il lavoro che stiamo portando avanti. L'interlocuzione va avanti con tutti, ma De Luca dice che c'è un problema con la Campania, secondo lei c'è un problema con la Campania? Guardi, io non ho problemi con nessuno, abbiamo sottoscritto molto bene con 17 regioni, proprio per evitare e sgombrare il campo dei equivoci, due delle collaborazioni più positive che abbiamo messo in campo sono state con la Regione Emilia-Romagna e con la Regione Toscana, quindi diciamo, l'approccio del governo è assolutamente istituzionale. Avendo sottoscritto 17 accordi, mi sembra che il problema non ci sia. Apriamo ora la pagina sportiva, infatti domani ci aspetta un ricco sabato sportivo con le squadre isolane impegnate sia in casa che in trasferta alla ricerca dei propri obiettivi stagionali. Per i dettagli vediamo il servizio. Siamo ormai arrivati alla vigilia del weekend sportivo che torna dopo la sosta di Pasqua. Fatto curioso che tutte le squadre isolane saranno impegnate domani, sabato 5 aprile, così da regalarci un ricco sabato sportivo.
Nel campione di Serie D l'Ischia Calcio torna al Mazzilla dopo la sconfitta in terra laziale con il Cinzia a Balonga per sfidare l'Atletico Uri, battuto 1-0 all'andata con il gol di Alessandro Patalano. Sfida importante per la squadra di mister Buonocore, che vogliono consolidare il piazzamento nei play-off sfruttando magari gli scontri diretti che vedono la sfida tra Nocerino e Cassino al comunale San Francesco d'Assisi di Nocera Inferiore e la Romana impegnata in casa del Gladiator, prossima sfidante proprio dell'Ischia. Atletico Uri invece che cerca punti importanti per raggiungere la salvezza diretta senza passare per i play-out. Il campionato di eccellenza sarà una finale, così mister Sanchez ha presentato la gara del Calise contro il Savoia e mai termine fu più giusto. È una partita in cui è vietato sbagliare per la squadra del presidente Luigi Amato alla ricerca dell'obiettivo minimo stagionale così definito da lui. A dividere le due compagini sono 3 punti, a conferma ancora di più dell'importanza della gara di domani. L'Alforio che vuole riprendersi dopo il KO esterno in casa dell'Ercolanese, mentre il Savoia ci arriva dalla vittoria con il Rione Terra. Momento importante per la squadra della Casa Reale Holding, che nelle ultime 4 partite ha ottenuto 10 punti su 12 disponibili. Nel campionato di promozione partiamo dal girone A, dove è impegnato il Procida. La squadra di mister Simone Lubrano, dopo la vittoria al photo finish con il Cardito, fa visita alla Virtus Liguria, che invece vuole riprendersi dopo la sconfitta per 3-0 con il Don Guanella Scampia. Dal girone A ci spostiamo al girone B, dove si trova il Barano di mister Leo. Gli Aquilotti hanno trovato 3 punti nell'ultima sfida prima della sosta pasquale contro la Viribus Unitis e ora saranno impegnati in casa del Santa Anastasia, che nelle ultime 3 gare ha ottenuto 3 vittorie. Gli obiettivi per le due società sono quasi simili, entrambe cercano punti per consolidare la loro posizione fuori dalla zona play-out. Nel calcio a 5 Serie C2 parliamo dell'Epomeo. Domani sarà l'ultima partita del campionato, quantomeno della regular season, per poi focalizzarci nei play-off e play-out. I play-off sono quelli che cercano gli uomini di Mister Vuoso, che domani faranno visita alla Futsal Cisterna, matematicamente salvo. Per la società del presidente Mattero, un match da non sottovalutare, che può sia regalare un posto nei play-off, sia far svanire questo sogno. Insieme all'Epomeo, sfide importanti per Ciro Vive e Soluzioni Club Calcio a 5 in ottica play-off, che sfidano rispettivamente Real Torre del Greco e Always 15. Andando nello specifico, nel campionato di Serie D, l'Ischia al Mazzella incontra l'Atletico Uri. Le parole di mister Enrico Buonocore in conferenza stampa: Atletico Uri è una squadra da non sottovalutare, non dobbiamo calare il ritmo di gioco. Ascoltiamo. Domenica si torna qui al Mazzella, con quale obiettivo e quali aspettative anche nei confronti della vostra avversaria? Come avete preparato questa sfida? Ma l'abbiamo preparata in base a quello che sono loro come squadra e quello che dobbiamo fare noi come quando abbiamo la palla, come sempre. Noi giochiamo contro una squadra che deve fare punti per salvarsi, però non dobbiamo perdere la nostra forza, che domenica scorsa il secondo tempo l'abbiamo persa, il fatto di essere aggressivi, giocare in avanti, essere dinamici come squadra, correre molto, perché quella è la nostra forza, perché se caliamo un po' il ritmo dopo possiamo andare in difficoltà contro chiunque. L'atteggiamento è fondamentale, no? Quindi dobbiamo ritrovare quello che nel secondo tempo domenica scorsa abbiamo perso, ma questa è una squadra che insomma mi ha sempre dato risposte importanti dopo una ricaduta, e credo che domenica la squadra faccia una buonissima partita, poi dopo il risultato detto è una conseguenza, e poi dopo credo sempre e non dobbiamo mai dimenticare che noi siamo terzi playoff, però l'Ischia ha 18 punti dai playout a 5 partite dalla fine, si è salvata ma 2 mesi prima, quindi questi ragazzi qualsiasi cosa fanno da qui alla fine, non male che noi vanno solo elogiati e devono giocare come sanno, con grandissima tranquillità e avere rispetto di tutti, perché sono stati straordinari. Domani ci aspetta una finale, i tifosi saranno fondamentali, così il tecnico del Real Forio, Carlo Sanchez, presenta la gara con il Savoia al Salvatore Calise. Ascoltiamo. Come ha detto lei, una partita importante, quasi uno potrebbe dire uno scontro diretto. La situazione in classifica è pressoché la simile. Che partita si aspetta contro il Savoia? Avete già visto un po' la squadra avversaria? Che squadra, ecco, si aspetta? Sarà una partita complicata.
già dal loro allenatore che è in panchina, un allenatore che non c'entra in queste categorie, quindi sarà una partita complicata già da quel punto di vista. Ma è una squadra giovane, di qualità, una squadra che corre, una squadra che ha tantissimo dinamismo, che è una squadra che ha tanta qualità, anche se giù molto poca esperienza, ma la squadra che ha qualità. E quindi è una partita da prendere con attenzione, con voglia. Dobbiamo essere più affamati di loro, perché comunque, hai detto tu prima, è uno scontro diretto. Dobbiamo prima uscire da questi bassi fondi e dare questo piccolo risultato al presidente, alla società, alla tifoseria, perché meritano ampiamente la categoria. Ecco, lei ha parlato della tifoseria, noi ci troviamo proprio sul terreno di gioco di dove si giocherà sabato. Quanto sarà importante, ecco, vedere questo stadio pieno, o comunque con i sostenitori del Forio che vi proveranno a dare una mano? Ecco, quanto sarà importante la loro presenza? Ma tantissima. Col Capri, l'ultima in casa, sono stati di un'importanza enorme, perché comunque ci hanno permesso, con il loro entusiasmo, con la loro voglia, un attaccamento alla squadra pazzesca. Quindi mi auguro che anche con lo Savoia si riempirà il nostro piccolo stadio, in modo che comunque la gente ci sta vicino e ci dà, come si dice, sarà il nostro 12° uomo in campo, perché poi il calcio della gente, delle persone, dei luoghi, e qua a Forio meritano veramente tanto per la bellezza del luogo, ma per la brava gente che ogni giorno incontro in strada. E quindi a volte mi sento io rammaricato per non aver fatto ancora qualcosina in più di quello che può avere questa società, può avere questa squadra. Però abbiamo ancora un mese di tempo, possiamo toglierci tante soddisfazioni partendo proprio dal Savoia. E ora spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. E siamo arrivati anche al nostro ultimo servizio per questa prima edizione del nostro telegiornale. Prossimo appuntamento con l'edizione sarà delle 20:30. Grazie per averci seguito e buona giornata.